Buongiorno a tutti. Allora, oggi il video lo giro così, anche se è un video impostato qua dalla mia cameretta, il letto mezzo sfatto, perché non avevo voglia di montare tutto il cavalletto e tutto quanto. Quindi, cosa vi dico? Che adesso vedrete l'aggiornamento per quanto riguarda la casa, quindi diciamo un home tour work in progress ancora, in modo tale che vi posso mostrare a che punto è adesso la casa. Come vi dicevo, abbiamo avuto un periodo di stop, quindi volevo mostrarvela. Ancora ovviamente andrà piastrellata, imbiancata e tutto quanto, però a livello di muratura di interni, di muri, pareti. Così è la casa definitiva, in modo tale che abbiate modo di vederla un attimino meglio. E quindi niente, vi lascio il video. Ma buongiorno! Allora, rieccoci qua, sempre con la torcia manuale, perché purtroppo ancora non abbiamo ultimato, diciamo, tutta la parte elettrica, quindi non abbiamo ancora collegato le tapparelle. Comunque, partiamo da qua. Questo rumore che sentirete spesso è praticamente la griglia della lampadina che si sta staccando. Comunque, questo qua è sempre il nostro ingresso. Non riesco a capire se è messo a fuoco o meno. Ok, adesso a fuoco. Allora, come l'altra volta, qui, anzi adesso abbiamo ultimato la parte delle prese elettriche, quindi ce ne sarà una qui, una qua sotto, questa qua sarà l'ingresso. Su queste zanche che vedete che sporgono dalla parete ci sarà il termosifone. Probabilmente sopra metteremo una mensola, comunque vedremo, e questa qua appunto sarà poi la parte dell'ingresso. Quindi noi entrando dalla porta vedremo questa parte qui, quello lì è il calorifero che andrà appeso e qui vediamo già in parte la cucina dove c'è la finestra lì aperta, la tapparella lì verrà messa elettrica, mentre di qua appunto si è creata questa nicchia dove c'è diciamo l'ingresso. Allora, in questa nicchia che è quella dove vi dicevo il video scorso, avevo fatto mettere una presa elettrica per l'albero di Natale perché mi piaceva l'idea di inserirlo in questa nicchia per poter appena entrare vedere l'albero. Però in realtà abbiamo ripensato al progetto della cucina che vi farò vedere poi nel prossimo video e qui fondamentalmente ci andrà altro. Quindi l'albero di Natale verrà messo in un altro punto quando sarà il momento. Poi questa qui è la cucina, come sempre appunto c'è questa finestrella che dà al soggiorno. Abbiamo lasciato poi questa parte qui che collega con la parte d'ingresso. Qui pensavamo di mettere tutte delle mensoline. E questa qua appunto è la cucina. Probabilmente con questa piantina nuova non l'avevate mai vista. L'avevate sempre vista quando era più corta. In pratica la parete finiva qui, dove c'è adesso questo pilastro, diciamo, no? La parete finiva qui. Invece è stata spostata più indietro e niente, appunto, nel prossimo video vi mostrerò magari anche già una bozza del progetto della cucina perché lo abbiamo già definito. Non abbiamo scelto ancora il modello della cucina, però il progetto è già definito. E niente, questa qua è la cucina, le pareti sono già ultimate, come vedete ci sono già posizionate tutte le prese elettriche e niente, questa qua è la nostra cucina. Poi, spostandoci sempre dove c'era l'ingresso, a destra abbiamo un'altra parte di disimpegno, diciamo, dove c'è il citofono, lì ci sarà il quadro elettrico, mentre qua sotto appunto ci sono altre prese con anche il collegamento internet e tutto quanto, quindi probabilmente qua metteremo un mobiletto da ingresso e invece di qua abbiamo sempre una piccola parte di disimpegno, dove pensavo magari di mettere una specchiera, non so, vedremo. Qui abbiamo sempre il nostro secondo bagnetto, quello di servizio, diciamo, dove verrà messa la lavatrice, l'asciugatrice, quindi diciamo il bagnetto piccolo. E non si capisce molto perché questo qua ancora non è
super rifinito, perché poi quando vedrete piastrellato con le pareti imbiancate, secondo me darà già tutto un altro effetto. E anche di questo abbiamo già il progetto, non mi ricordo se ve l'avevo già mostrato, comunque in caso vi farò vedere nel corso di queste settimane che verranno tutti i progetti. Allora, di qua sono riuscita ad aprire le tapparelle e qua abbiamo il soggiorno. Qua ovviamente è ancora tutto in mezzo, perché lì sono arrivate, quelle in mezzo sono le piastrelle del bagno, sia del bagnetto che del bagno grande, perché in realtà le metterò uguali e volevo farvele vedere. Aspettate che poggio un attimo la torcia. Ok, allora vi faccio vedere. Qui ci sono le piastrelle del bagno, che sono queste qua. Allora, così sembrano bianche, in realtà sono un color sabbia molto molto chiaro, e oltre a essere fatte così semplici lineari, ci sono anche tipo a onda, che però qui adesso non so dove sono, forse sono qua dentro, vediamo se siamo fortunati. Sì, eccole qua, non so se si capisce bene perché poi non riesco ad aprirla più di tanto. Però appunto hanno sempre lo stesso colore, però questo effetto ondulato. Sì, dai, si capisce un po'. Poi posate lo vedrete meglio. Probabilmente verranno posate a breve, anche perché in bagno già ci sarà, c'è una cosa posata che vi farò vedere dopo. Perché nemmeno io l'ho ancora vista. Cioè, sono entrata in casa, ho fatto altro, perché dopo vi dirò che cosa avevo pensato. E appunto questo qua è il nostro soggiorno, sempre con la finestrella centrale alla parete che dà sulla cucina, che devo dire mi piace molto, l'idea di questo, diciamo, collegamento tra le due stanze. Non è un open space, però quando magari sei in cucina, ci sono degli ospiti, degli amici, io qua dove sono posizionata adesso è dove sarà il divano. E dove si vede la finestrella praticamente ci sarà il lavandino e la lavastoviglie. Quindi magari se ci sono degli amici a cena, magari metto due piatti in lavastoviglie o nel lavandino e cose, ho modo di vederli e poter parlare con loro. Dove ci sono le prese qua verrà la televisione appesa al muro. E niente, quindi questo qua appunto è il nostro soggiorno. Qua c'è sempre la porta finestra. E ci sarà anche poi un progetto per il balcone, che al momento è un cantiere, dove ci sono termosifoni da buttare, di tutto di più. E vi faccio vedere poi anche il lato di qua, sempre del soggiorno, che appunto al momento è ancora un deposito, tra virgolette. Diciamo che appena qua sarà tutto ultimato, fortunatamente sarà il momento di piastrellare tutte queste cose qua, non ci saranno più, sarà tutto sgombro, pulito. Non vedo l'ora di quel momento, anche perché le finestre sono molto sporche, andranno pulite. Allora, poi c'è questo muretto qua, appunto, che avevamo realizzato, dove appunto ci sarà la penisola del divano, quindi per la lunghezza di questo muretto ci sarà la penisola del divano, e sopra queste zanche qua invece verrà appeso il calorifero. Abbiamo deciso di appenderlo sul muretto perché appunto c'è questo pilastro portante che già ci creava una profondità. Non so se si percepisce che appunto ha una profondità sul muro, no? Quindi il divano verrà appoggiato sicuramente più spostato per quel pilastro. Allora abbiamo deciso di sfruttare quella profondità per posizionare un calorifero in modo tale da averlo lì e non dietro al divano, perché prima era pensato qua. E niente, quindi questo qua era il soggiorno. Poi spostandoci di qua troviamo la prima cameretta. Come vi dicevo l'altra volta, per quanto riguarda questo progetto, diciamo che qui, non avendo, diciamo, il corridoio chiuso, appunto essendo aperti sul soggiorno, questa qui non può essere considerata una cameretta, diciamo, no? Perché per essere considerata una cameretta io avrei dovuto tenere l'ingresso nel soggiorno di qua dove era prima, dove qua che c'era la porta che noi abbiamo chiuso. Qui tenere tutto il corridoio come c'era prima, quindi tutto il corridoio chiuso, e allora questa qua si poteva considerare cameretta.
Tenendola così aperta, questo qua è uno studio, quindi va bene lo stesso, nel senso che a me al momento serve come studio e poi un domani si vedrà. Quindi questo era il sotterfugio di cui vi parlavo, nulla di illegale. E niente, questa qua appunto è la cameretta, si vede ben poco qui perché appunto è un po' più semplice. Allora, qui si è andata a creare tra l'altro anche una nicchia. A me piacciono un sacco le nicchie in realtà. Si è andata a creare questa nicchia perché questa parete è la parete confinante con il vicino. Siccome noi abbiamo allargato un pochino il bagnetto che c'è di là, si è appunto creata questa nicchia. E qui appunto pensavo di mettere delle mensole, fare comunque una libreria, non so, vedremo. Anche perché su questa cameretta ho tanti progetti, ma molto confusi, perché stavo valutando anche magari l'idea dalla nicchia in poi ad angolo di fare magari una cabina armadio, non lo so. Mi piace tantissimo l'idea della cabina armadio, però dall'altra parte mi sembra uno spreco, perché poi quando magari mi servirà la cameretta, la cabina armadio andrà buttata, tolta, non lo so. Sicuramente la cameretta mi servirà tra molti anni, però non so, non mi piace l'idea magari di fare un qualcosa di provvisorio. Non so, voi che cosa mi consigliate? La faccio o non la faccio la cabina armadio? Magari prendo le misure e la progettiamo insieme, vi faccio vedere come verrebbe, così almeno mi consigliate un attimo e vi faccio vedere anche poi la camera da letto, così almeno capite il motivo per cui dico che secondo me sarebbe sprecata. Qui devo riprendere la torcia perché nelle altre stanze abbiamo il problema tapparella, perché quella della soggiorno è collegata. Questa di questa camera è manuale, perché almeno una manuale deve esserci. E le altre poi sono tutte elettriche, quindi al momento non si riescono ad attaccare. Allora, questo è il bagno, che sembra quello messo peggio di tutti, ma in realtà è quello più a buon punto. Manca soltanto, vabbè, la gettata a terra. Qui ci sono praticamente i supporti dove verrà appeso il mobile del bagno, che appunto non so se si capisce bene, però in realtà il mobile del bagno sarà contenuto nella profondità della parete. Qua con la prospettiva non si capisce, però io entro e non vado a sbattere contro il mobile del bagno, non preoccupatevi. E la cosa, la novità è che in bagno abbiamo già posato diciamo il piatto doccia, il box doccia mi viene da dire, non so perché. Ed ecco qua il nostro piatto doccia. Allora, questo qui è fatto così, non so se si capirà adesso. No, perché con la luce sopra il video sembra bianchissimo. In realtà è un bianco, però è un bianco sporco, fatto in pietra, bello, mi piace veramente tanto. E questo qua è un 120x80, anche qua non so se si capisce molto la misura. Qui c'è tutta questa parte, questa paretina qui, perché appunto nella doccia faremo una nicchia dove mettere i prodotti, perché anche lì a me non piace tantissimo il cosino appeso con i prodotti dentro, quindi ho deciso di far realizzare quella nicchia lì. E niente, quindi al momento al bagno si è aggiunto il piatto doccia e anche qui abbiamo già le piastrelle, quindi probabilmente lo vedrete nei prossimi video, nelle prossime settimane piastrellato. Non so nemmeno se vi sto tenendo dritti o no, perché ho le mani pienissime. Allora, questa qua è la camera da letto. Non so se poi l'altra volta avevo fatto vedere gli ultimi aggiornamenti con questa struttura qui. Allora, vediamo se riesco a posizionare la torcia in modo tale che non la devo tenere io in mano perché è finito il filo. No. C'è stato un super mega epic fail perché la lampadina si è fulminata, quindi mi sono ingegnata e ho aperto le tapparelle perché se no non vi avrei potuto far vedere più nulla. Comunque vi dicevo, questa è la camera da letto. Non so se vi avevo mostrato nell'ultimo video
questa struttura che avevamo realizzato poi qui in cartongesso, dove qua in mezzo praticamente ci sarà il letto. E in pratica cosa ho fatto? Proprio perché volevo nascondere le prese e gli interruttori, ce n'è una qua dietro e in questo spessore, diciamo, verrà messo un LED in modo tale che appunto sarà tutto un po' figo. Comunque poi lo vedrete quando sarà finito perché spiegato così è un po' stupido. E poi qui appunto c'è una presa che verrà coperta dal comodino perché comunque magari il cellulare, cose, può sempre servire. E niente, quindi questa qua è la camera. Lì dove c'è la porta, perché vabbè, a destra sarà appeso il calorifero, a sinistra ci sarà il comò e poi su tutta questa parete qua libera, che è una parete di 5 metri, posizioneremo un armadio a 10 ante. Per questo sono un po' restia alla questione della cabina armadio. Cioè, sì, la cabina armadio. Perché appunto qua avrà un armadio enorme. Quindi non so se avrà senso fare la cabina armadio o meno. È proprio una questione estetica, proprio perché mi piace, non per una questione di spazio, perché comunque qua di spazio ne avrò tantissimo. Però non so. Qui abbiamo anche poi tutte le piastrelle del pavimento. Ne faccio vedere una che è così fatto. Il video sembra scurissimo, in realtà è molto molto più chiaro. Comunque è il gres porcellanato con l'effetto legno. In realtà è un color betulla. Vediamo se così. Madonna mia, raga, quanto pesano queste piastrelle. Ecco, così già rende un po' di più. E, è molto simile appunto alle piastrelle del bagno, perché comunque volevo tutto molto simile e uguale. Scusate se vi sto facendo sballottare di qua di là. Ok, e quindi appunto niente, questa sarà la camera da letto. E qui non ci sono molti progetti da fare, nel senso che in realtà io oggi ero venuta qua, sono venuta a prendere la misura di quella parete perché volevo vedere se mettendo una paretina qui potevamo realizzare magari una cabina armadio all'interno della camera. Però siccome a livello di metratura, come lunghezza è molto lunga perché è più di 5 metri la parete, però come profondità siamo sulle 3,50 m, quindi in realtà non è molto profonda, quindi la cabina armadio dovrò rinunciarci, anche perché sennò avrebbe una cabina armadio di 1,30 m e sì, riesco a mettere la cabina, però poi all'interno non ci sto e dove c'è il letto poi ci passo veramente a pelo. Quindi in realtà ho dovuto abbandonare l'idea, se no avrei voluto fare l'ingresso da qui per la camera da letto, quindi entrando così, andando di là e qui la sviluppare la cabina armadio. Però se fosse stata come profondità 5 metri e come larghezza 3 metri e mezzo, allora sì, avrei potuto farlo, però così no. Mi accontenterò dell'armadio a 10 ante. No, in realtà era semplicemente appunto una questione estetica, non di spazio, vi ripeto. Poi andando avanti, che questo video sta venendo chilometrico perché mi soffermo su un milione di cose. Allora, qui che praticamente siamo fronte corridoio, dove c'è questo asse di legno, diciamo che è il telaio della porta, ci sarà il ripostiglio. Quindi io praticamente entrando qui entro in ripostiglio. Accanto al telaio della porta verrà fatta una parete in cartongesso dopo aver pavimentato, dopo aver piastrellato, perché qualora il ripostiglio non ci dovesse servire o comunque la cameretta ci risulta troppo piccolina, abbiamo la possibilità di togliere la parete e avere quindi quello spazio in più. Quindi entrando poi di qua ci sarà la cameretta, la seconda cameretta diciamo, però in realtà è la cameretta perché l'altra è lo studio. Sono tantissime perché appunto la metratura è molto, molto grande. E quindi dovendo piastrellare tutto, oltre a quelle di scorta, c'è un sacco di materiale. E,
Qua appunto ci sono altre cose, questo qua era lo scatolone del box del piatto doccia, scusate, anche quello era già qui e niente, quindi questa qua è l'altra camera. Come sempre vi faccio vedere che c'è la vista del parco e niente, quindi questo qua è tutto. Fatemi sapere appunto secondo voi, cioè voi fareste la cabina armadio per un gusto estetico oppure no? Perché veramente sono troppo troppo indecisa. Poi fatemi sapere se vi piace, se voi avreste fatto altro o comunque se avete delle idee magari per sviluppare l'armadio in camera però in modo diverso, cioè se si potesse avere un qualcosa di bello. Un po' più particolare, non il classico armadio Adante classico. Poi vi faccio vedere il classico armadio Adante classico. Vi faccio vedere poi come si dice, vedere che cosa avevo pensato, che però mi sa che non si potrà realizzare, quindi vabbè. Nei prossimi video vedrete tutti i progetti, tutte le mie idee strampalate, tutto quanto. E niente, questo era tutto. Ed eccoci qua ragazzi, allora io spero che questo video vi sia piaciuto, che i lavori di ristrutturazione vi siano piaciuti, quindi che condividiate le scelte che abbiamo fatto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti o come sempre su Instagram che trovate qua nell'info box, in direct, dei consigli come vi ho chiesto anche nel video. E niente, ci vediamo nel prossimo video in cui progetteremo insieme le stanze. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!